Anche oggi un grande bagno di folla per Bitonto, la festa esterna dei Santi Medici diventa occasione anche di marketing territoriale. Sicuramente, perché a parte che vengono da, ovviamente, dai comuni limitrofi dell'area metropolitana di Bari, ma diventa anche un momento di riflessione per comprendere un po' lo stato di accoglienza, ecco, anche sotto il profilo della fornitura dei servizi. Io in questo caso vorrei comunque ringraziare il comandante, i rappresentanti di tutta la Polizia Municipale, le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato, perché noi lo diciamo sempre, senza di loro non riusciremmo a reggere eventi di tale portata. L'organizzazione parte da giugno ovviamente di quest'anno, quindi quest'anno abbiamo avuto qualche difficoltà in più perché sono cambiate anche le regole della ASL, abbiamo dovuto trovare i fondi anche per pagare i servizi di assistenza sanitaria, cosa che non accadeva gli altri anni in base a una legge regionale, che un dispositivo regionale insomma, che è avvenuto in questi giorni. Abbiamo superato anche questa difficoltà. Per quanto riguarda il lancio dei palloncini, dobbiamo migliorare, siamo riusciti a bloccarli in piazza dei Santi Medici, ci è sfuggito in piazza Caduti del Terrorismo, vedremo come andare a recuperare. Io sto cercando di spiegare ai cittadini che non vorrei limitare la festa, però abbiamo parlato più volte del danno che creano all'ambiente il lancio di questi oggetti. Certo, in una folla così, chiamiamola così, fitta, diventa anche difficile controllare tutto, però devo far necessariamente richiamo al senso di civiltà. Questo per quanto riguarda le note critiche. Per quanto riguarda le note positive, sicuramente la gente è serena e contenta sempre di vivere una festa molto sentita, sicuramente più popolosa rispetto alla festa patronale, la nostra festa patronale. E questo ovviamente lo si deve proprio al carattere della internazionalità, diciamo, dei Santi Medici stesso, e alla capacità anche di narrare la loro lezione in modo assolutamente attuale. Basti pensare che il tema che hanno scelto dalla diocesi e il nostro pontefice per la sua visita per il Mediterraneo è appunto il tema dell'accoglienza e dell'integrazione, del senso del Mediterraneo in chiave anche europea, e credo che i Santi Medici siano nella loro esperienza molto europeisti e molto legati a un messaggio universale. Grande bagno di folla anche oggi, tantissimi pellegrini per rendere grazie ai Santi Medici. I Santi Medici richiamano due aspetti della vita di una persona: la salute, la vita e la donazione. La donazione fino a versare il proprio sangue. Questi due aspetti sono aspetti che toccano la nostra fede. Il martirio è legato all'Eucaristia. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, la celebriamo sulla tomba dei martiri. Sotto l'altare c'è la tomba dei martiri. Significa che il martire è colui che dà la vita per amore. E i Santi Medici diventano punto di riferimento per tutti coloro che soffrono. Quest'anno sarà l'ultimo per lei? Sì, io credo che sia l'ultimo, ma in ogni caso io penso che la nostra persona è secondaria di fronte a quello che è l'elemento fondamentale, Gesù Cristo, perché gli uomini passano, ma Cristo rimane. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.